progetto turismo per rilanciare, per valorizzare nuovamente il turismo a Roseto degli Abruzzi. Sì, è un'idea che nasce appunto da un gruppo di imprenditori del turismo, ristoratori, albergatori, persone, cittadini, giovani che lavorano, impegnano il loro tempo in questa che è e dovrebbe essere la più grande risorsa della nostra città, come consigliere comunale, come capogruppo, come leader di un gruppo civico che andrà tra un anno a confrontarsi con delle elezioni importantissime per il futuro della nostra città. Abbiamo scelto di puntare sul turismo e oggi è il primo passo di questo progetto turismo. Oggi inizieremo a chiedere a voi cittadini, a voi turisti che frequentate o che avrete frequentato la nostra città, il vostro parere, il sottotitolo, la tua idea conta. Quindi questi questionari che verranno somministrati per lo più in maniera digitale avranno uno scopo di raccolta dati che sarà messa a disposizione di tutti coloro che poi vorranno in qualche modo elaborare un progetto. Noi ovviamente di Casa Civica abbiamo una grande squadra anche di analisti, di giovani, di persone competenti che poi sapranno farne tesoro di quelle che sono ormai, lo sappiamo tutti, la ricchezza del nuovo millennio, le informazioni. Ecco, lei parlava giustamente di quadro politico per il prossimo anno, per le elezioni rosetane del 2021. Come valuta il passaggio di Giulio Cesare Sottanelli nel gruppo di azione di Calenda? Bah, è una frase che mi piace ripetere spesso: io amo gli estremisti della competenza. Io sicuramente l'amico e maestro politico per me, Giulio Sottanelli, è stato ed è un riferimento. Ovviamente il nostro progetto civico non è legato direttamente a nessun progetto nazionale, ma guardo assolutamente di buon occhio legami di questo genere perché vedo comunque in Calenda una persona che sta facendo con la politica e della politica una missione per portare competenza, per portare idee e soprattutto per non essere una voce mischiata all'interno di un coro che in qualche modo non si distingue, ma cerca di distinguersi. Quindi ovviamente osserveremo, guarderemo con attenzione a quello che sarà il percorso di azione di altri amici di Roseto che stanno un po' impegnandosi ovviamente in questo percorso, ma nulla ha a che fare in questo momento con il progetto civico. In futuro il nostro progetto non è chiuso, abbiamo detto, è un progetto che sarà aperto a tutti coloro che vorranno, nei valori della competenza, della libertà e della passione, quindi della generosità, mettere il proprio contributo. Progetto turismo portato da Casa Civica e ideato dal consigliere comunale Mario Nunes, che è stato abbracciato dai commercianti rosetani. E quando mi ha contattato Mario sono stata molto felice perché mi è sembrata una bella opportunità per mettere a disposizione la mia piccola esperienza di agente di viaggio, di tour operator, per cambiare un po' il turismo a Roseto, visto che abbiamo una grandissima potenzialità inespressa.